Circa 50.000 persone, secondo gli organizzatori, oggi in Piazza del Popolo a Roma, la manifestazione del Partito Democratico denominata Per un futuro più giusto contro le politiche della destra e per costruire l'alternativa. Tantissimi pullman partiti anche dall'Abruzzo. Una bellissima manifestazione, una straordinaria piazza, migliaia e migliaia di persone per un'altra idea di paese, per la sanità pubblica, per l'istruzione pubblica, per la pace, in difesa della Costituzione contro una destra che quotidianamente l'attacca, per la giustizia sociale e contro le diseguaglianze sociali che sono purtroppo ampliate dalle scelte della destra. Io sono davvero orgoglioso della straordinaria presenza dell'Abruzzo, 12 pullman dalla nostra regione, oltre 500 abruzzesi in questa bellissima piazza. Per noi naturalmente questa manifestazione ha un duplice valore, in quanto il 10 marzo con Luciano D'Amico noi dobbiamo battere la destra di Marsilio, che è la puntuale e peggiore espressione della destra di Meloni a livello nazionale. Io penso davvero che quindi dall'Abruzzo possa partire l'alternativa a queste destre per un'altra idea di paese e per un'altra idea dell'Abruzzo. Questa piazza serve a ricordare che sono valori traino di ogni comunità, di ogni civiltà, la pace, il progresso, la giustizia, la distribuzione delle pari opportunità. Per questo sono nate le istituzioni, per questo la politica recupera senso. Questa piazza ci aiuta a fare in modo che la cittadinanza italiana ricominci a mettersi in cammino. Una grande manifestazione per la pace e per la giustizia sociale. Per la pace perché c'è bisogno di un movimento per la pace che inizi da questa piazza, perché la guerra è diventata troppo spesso anche nei discorsi tra i governi, tra i potenti, un'opzione. Invece non può esserlo, non deve esserlo, soprattutto in situazioni delicate come quella che è esplosa in Medio Oriente. E poi per la giustizia sociale, perché noi abbiamo bisogno di una politica per l'eguaglianza e non come quella che ha messo in campo questo governo, anche in questa manovra che non contro la povertà ma contro i poveri. Colpisce pensionati, famiglie, giovani generazioni allo stesso modo. Colpisce il Sud, lo fa anche attraverso l'autonomia differenziata, e quindi questa è una grande manifestazione anche per l'Abruzzo.